Wahey coach, bentornati da vostro Andrea Nicola, 211 gol, luce. Quindi la mia stanza è questa, si riconosce. Beh, ah, è pallone, giusto, giusto. È una cosa importante questa, eh. È la cosa più preziosa che ho. Quello? Ma a me sembra solo un vecchio pallone da calcio. Infatti è un vecchio pallone da calcio. Un vecchio pallone da calcio che mi ha salvato la vita. Un giorno, quando ero piccolo, stavo giocando in riva al mare a Okinawa. Potter era solo un cucciolo. Stavo giocando in una vecchia baracca quando rimase incastrato tra due assi di legno. Mentre cercavo di liberarlo, delle grosse travi si staccarono e stavano per caderci addosso. Ci avrebbero schiacciato come sogliole. Ma all'improvviso, un ragazzo le fece a pezzi colpendole con questo pallone. Fu un tiro incredibile, e proprio al momento giusto. Wow, allora è vero che ti ha salvato la vita! Chissà chi era la persona che ha calciato il pallone. Ah, il mitico Axel. Me lo chiedo anch'io. Mia madre cercò il ragazzo dappertutto per ringraziarlo, ma era svanito nel nulla. Riuscii solo a intravederlo, ma non scorderò mai la sua espressione. Mi stava sorridendo. Wow! Ehi, che significato ha questo simbolo? A me sembra molto simile al simbolo della Raimon. Ho pensato che forse quel ragazzo frequentava la nostra stessa scuola. Ah, ecco perché hai sempre voluto venire alla Raimon e giocare a calcio. Eh sì. Sembra che voi due andiate molto d'accordo. Ora però la cena è pronta. Raccontami del tuo primo giorno di scuola, Arion. Com'è stata la cerimonia di apertura? Niente di speciale, ero un po' nervoso. Ma quella non è la cosa più interessante che è successa oggi. Wow. Ma quanti soldi hanno questi per fare queste cose del genere? Oh. Tecnologia di altissimo livello. Quindi ora daremo un evocatore. Molto interessante. Sì, Sua Altezza. Sembra che nemmeno lui ne fosse cosciente. Chiederò a Blade di tenerlo d'occhio. Potrebbe tornarci utile. Blade è un imperiale, quindi ha partecipato al nostro programma speciale di allenamento. È capace di portare a termine la sua missione. Bene. Di osservare e seguire gli eventuali evocatori nella Raimon e di espellere chiunque si opponga al quinto settore. Sì, Sua Altezza. Se questo è il volere del grande imperatore, sarà fatto. Il giorno seguente, dopo la scuola. Per oggi ho finito. Adesso è ora di andare a iscriversi ufficialmente al club di calcio. Aspetta un attimo, Arion. Dopo quello che è successo ieri, sei ancora sicuro di volerti unire a loro? Che cosa vuoi dire? Certo che sono sicuro. Ok, allora, sarò lì a fare il tifo per te durante il provino. C'è un provino per il club di calcio? Non lo sapevo. Forse qualcuno saprà dirmi di più al riguardo. Trova altre informazioni sul provino. Va bene, cerchiamo informazioni. Ehi! Vuoi davvero entrare nel club di calcio dopo quello che è successo ieri? Sì, voglio. Qualcuno che ha informazioni più su cose? No, non sei tu, giusto? Eccolo! Il provino è davvero tosto, parola mia, solo in pochi riescono a superarlo. Si possono ottenere voti migliori se si entra a far parte del club di calcio, quindi un sacco di alunni ci provano. Ok, allora, possiamo andare? Ehi, Arion! Sto andando a provino per Rite Club di calcio, vero? Ho deciso di tentare anch'io. Davvero? Grande! Sperrebbe che riusciremo a far parte della prima squadra un giorno. Certo che ce la faremo. Sono più forte di quanto sembri. A proposito, per il provino dobbiamo registrarci al centro sportivo. Jean-Pierre Lapin, vieni con me. Andiamo a iscriverci al club di calcio, allora. Cioè, dobbiamo andare al club sportivo per iscriverci al club. Per fare provino. Sentite, non possiamo farcela, ragazzi. Non possiamo continuare a giocare se le cose stanno così.
siamo costretti a lasciare. Lasciano la squadra? Qualcosa non va, me lo sento. Parliamo con loro e cerchiamo di scoprire cosa sta succedendo. Scopri cosa sta succedendo. Ma ragazzi, ma volete lasciare la squadra così? Finora ho sopportato tutto con pazienza e determinazione, ma quel Victor è troppo. Basta, non ce la faccio più. Per la seconda squadra è finita. Ma davvero, ragazzi? Se il quinto settore ci starà addosso per tutto il tempo, forse farebbe meglio smettere definitivamente di giocare. Ma no, ragazzi! È una follia, se ne vanno tutti? Ora ci rimane solo la prima squadra, oltre a Hugh e Sean della seconda. È un vero peccato. Fatti una ragione, per il club è finita. Meglio lasciar perdere, te lo dico io. Aspettate, non potete farlo! Non vi rendete conto di quanto siete privilegiati a giocare nella Raimon? Io sognerò sempre di potermi unire a voi. Il calcio non può e non deve fare paura. Il calcio è divertente. Se smettiamo di combattere ora, il calcio sarà triste. Il calcio sarà triste, il calcio non è una persona, babbeo. Beh, per me il calcio ha un'anima. E quando capisci che è divertente, il calcio è contento. Ehi, pivello, che cosa vuoi saperne tu? Fai silenzio e lascia parlare i grandi. Fatela finita, va bene così. Se volete mollare non sarei a fermarvi. Piuttosto vado a informare Riccardo e l'allenatore Travis. Sono spiacente, ragazzi. Immagino che siete qui per il provino, ma non possiamo procedere senza il capitano. Sam, Doug, Subaru. Aiutate questi ragazzi a trovare Riccardo. Sono venuti qui per fare il provino dopo tutto. Ok, signorina Hills, forza voi due, è ora di prendere una boccata d'aria fresca. Sam-Gok Han, vieni con te. Sam-Gok. Doug MacArthur. E Subaru Honda. Siamo in 5. Le cose si fanno piuttosto interessanti, devo ammettere. Potremmo iniziare già a fare sfide random? Dipende, dipende, perché vediamo un po' se possiamo. Ma JP dov'è? Chissà dove si è cacciato. Scusate ragazzi, avete per caso visto il capitano Riccardo? Cosa? Oh, ma voi siete del club di calcio? Forse so dove si trova, immagino di potervelo dire. Fantastico! Allora dov'è? Non così in fretta. Dobbiamo ospitarvi il duello, gentili signori. Preparatevi a combattere! Ma io quello l'ho già visto da qualche parte. Nei vecchi Nazuma. È uguale. Vediamo un po'. Ehi, tiro sonico, ragazzi. Vai così, ragazza. Oh yeah, goal! Quindi siamo la grande. Lui è un valido alleato. Ma poi... Ah, non credevo che foste così in gamba con il pallone. E io che vi avevo preso per delle mezze calzette. Mezze calzette? Ripeti, usa il coraggio. Oh. Ah, avrei voluto dargli una lezione. Ehi, non ci hai detto dove si trova il capitano Riccardo? Stiamo solo perdendo tempo. Proviamo a chiedere nell'edificio principale, forse saremo più fortunati. Il club di calcio Raimon è speciale. Spero di riuscire a entrare. Mi farebbe felice correre sul campo con questi ragazzi. Ah, non vedo l'ora di fare il provino! Perfetto, non ti preoccupare Arion, presto faremo il provino ed entreremo nel club di calcio, ne sono sicuro. Eh sì, possiamo fare le sfide ragazzi. Facciamone un'altra, dai. Sono curioso ora. Wow, senti che musica. Yeah, baby! Dai, no, è già finita? Le zebre.
Almeno saliamo di livello già subito. Dovremmo rifarlo. Ma rifacciamolo un po' un'altra volta. Mi è piaciuta. Ah, ti stai prendendo. Mezza tacca. Ok, allora, ehi. Chi è che si... Oh, ah, devo solo andare qui. Pensavo fosse... Oh, spero che Virtuoso stia bene. Ehi, Rosy. Se ti preoccupi tanto per lui, perché non vai in infermeria a vedere come sta? Cosa? Mentre sta lì disteso? Io... Non potrei assolutamente. Voglio dire, la conosco appena. E se si sveglia? Oppure... No, no. Aspetta, dov'è così di fretta ora? Ah, quella ragazza. Il virtuoso? Sta parlando del capitano Riccardo. Sarà ancora in infermeria? Mi conviene andare a controllare di persona. Controlla se Riccardo è in infermeria. Bene. Eh sì, mi sa di sì, eh. Eccolo, vediamo come si sente. Voi che dite, ragazzi? Quando il sospiro di quell'eroe si è risvegliato, il capitano aveva un fuoco dentro che non avevo mai visto. Sembrava un'altra persona. In realtà preferirei non essere io a dire il capitano dello scioglimento del club. Sam, scusami se ti ho fatto stare in pensiero. Scusatemi tutti quanti, mea culpa. Abbiamo delle cattive notizie, Riccardo. Molti dei giocatori e tutti i manager hanno deciso di abbandonare il club. Cosa? La prima squadra è completa, ma le uniche riserve rimaste sono Shun e Yu. Ah, mi dispiace molto, è solo colpa mia. Sono venuto meno ai miei doveri di capitano. Non devi pensarla così. Le cose per il club vanno male da un po', ma nessuno di noi è responsabile. Aspettiamo di vedere chi si presenterà per il provino. Pare ci fossero 40 aspiranti, ma ora che la situazione è precipitata... Beh, ci sono almeno due ragazzi che vogliono ancora provarci. Giusto, io voglio ancora fare il provino. Ci sono anch'io. Mi sembra tutto piuttosto inutile. Cosa? Ma no, che non lo è. Ah, va bene allora. Iniziamo i preparativi. Evviva JP, è arrivato il nostro momento. Il provino avrà luogo sul vecchio campo di fronte alla scuola. Andiamoci insieme. E vai con il provino! Così tanti ragazzi hanno abbandonato il club di calcio. Beh, non mi lascerò scoraggiare. Volevo entrare nella squadra e lo farò! Vai al campo di allenamento per il provino! Dai ragazzi, ci siamo quasi! Ah, ci sono voluti 3 episodi, ma ce la stiamo facendo! Arrivo! Ehi tu! Sfidiamoci ancora una volta, questo è quello di prima, no? È lui, sì, è lui proprio. Mamma mia! E che è, JP? Va bene, la prossima volta vi rifarete. Ci tieni davvero così tanto a unirti alla squadra? Mi fa molto piacere. Ok. Sono questi 10 aspiranti venuti per fare il provino? L'incidente con i Cavalieri Oscuri ha avuto un impatto notevole sulla nostra scuola. Ascoltate, il provino consiste in una partita di 15 minuti, durante la quale affronterete questi 5 giocatori. Entreranno in squadra solo i migliori, al di là del risultato finale. Voglio che ciascuno di voi dia il massimo sul campo. Sì, mister! Parla con tutti prima che inizi il provino. Ma è veramente necessario? A quanto pare. Ho già fatto un provino simile prima. Volevo entrare nella squadra giovanile quando ero alle elementari, ma non ci sono riuscito. Davvero? Beh, spero che questa volta tu abbia maggiore fortuna. Sarebbe bello se entrambi ce la facessimo. Yui ha battuto proprio. Vai, mostraci cosa sai fare. Metticela tutta, Arion! Allora è questo Arion Sherwind. Perché non ci fai vedere ciò che sai fare? Anche se non sembra, io me lo sento che è fuoco dentro. Te lo senti? Anche con lui? Eh sì, è lui il principale.
Ah, le vostre sale sono avvolgite tutte con la coda tra le gambe e voi farete lo stesso. Ammettetelo, il calcio non ha futuro. Che cosa stai cercando di fare? Dice a me? Niente. Sono qui in veste di semplice osservatore. Se sei qui per osservare, avrei certo dato che tutte le nostre riserve hanno lasciato la squadra. Shun e Yu sono rimasti. Oh, davvero? Forse dovresti sapere che quei due se ne andranno non appena provino si sarà concluso. Cosa? Ah, con Shu. Mi dispiace. La squadra delle riserve non esiste più e alla fine del provino me ne andrò anch'io. Yu! La responsabilità è tutta sulle tue spalle, capitano di Rigo. Accidenti, ragazzi. Non ascoltarlo. Sam, temo di avervi deluso. Ho rotto promessa che avevo fatto a tutti voi. Non posso più essere vostro capitano. Volete me come vostro capitano? Io sono del secondo anno da pochissimo e i capitani sono scelti tra gli alunni del terzo. Questo non è importante. Ascolta, Riccardo. Di questi tempi il quinto settore controlla quasi tutto il mondo del calcio. Ma non possiamo arrenderci. Dobbiamo puntare a diventare i migliori del paese. E dobbiamo essere un esempio per tutti. Il sistema prima o poi finirà, no? Un giorno potremmo giocare in un torneo vero e proprio. Se fino ad allora ce la mettiamo tutta. Tu sei il collante del nostro gruppo. Per questo devi essere capitano. Non so se ne sono capace. Certo che lo sei! Quando prendi la palla tutta la squadra ti segue. Tu solo hai la capacità di condurre questa orchestra. Tu rendi la nostra squadra più forte. Abbiamo bisogno di te. No, è inutile. Mi mancano le capacità necessarie. Non sono nemmeno riuscito a proteggere gli altri. Ascoltami, per ora stringi i denti e andiamo avanti con il provino. Bene, bene, bene. Sappi che entrò a far parte di questo club. Se lo dici tu, Sherwin. Lo dice lui. Ha delle abilità straordinarie, ma odia il calcio. Non riesco proprio a capire. È quello che infatti pensavo anch'io. Tutti questi giocatori sono super potenti, ma odiano il calcio, ma non ha senso. Sei pronto per cominciare con il provino, Sherwin? Bene, il provino di quest'anno comincia ora! Devo giocare contro 5 giocatori della squadra principale. Sam, Subaru, Wally, Riccardo e Michael. La vedo dura, ragazzi. Sfondamento! Ehi! Non male. Ah, parata. Vai. Facciamo un altro tiro. Beh, rubarla riesco a rubare la palla, ma non sembra molto efficace la cosa. Ah, così non va, non riesco a tenere il passo. Forza, GP, il provino non è ancora finito. Io non mi arrenderò e neanche tu dovresti. Andrà tutto bene, vedrai. Credo che basti continuare a lottare, tutti i suoi sogni diventeranno realtà, Ehi, capitano, che cosa c'è che non va? Più lo guardo, più mi fa arrabbiare. Non so come spiegarmi. Quando vedo il suo entusiasmo, per qualche motivo mi fa saltare i nervi. Il calcio oggi, per quanto si possa provare, c'è una cosa che resta irraggiungibile. Una vittoria che abbia davvero un valore. Mariano continua a impegnarsi al massimo anche se non serve a niente. Non pensare che mi arrenderò facilmente. E va bene, vediamo un po' quanto sei capace di combattere. Sì, capitano! Mariano in difesa è un insulto.
Accidenti. Vai. Non ci sto capendo niente neanche io. È una cosa un po' strana. Vai, Arion. Grande Arion, ora tira. Vai, potenza massima. Ah, la para. Wow. Eccolo che arriva. Ah. No, come ha fatto? Ho perso, grazie che ho perso. Lo vedo da solo. Sì, ho visto di peggio. Oh, addirittura? È arrivato il momento di annunciare i risultati del provino. Se l'avete superato, chiamerò il vostro nome. Arion Sherwind, Jean-Pierre Lapin. Questo è tutto. Cosa? Solo io e JP. Deve essere un sogno. No, che non lo è, JP. Ce l'abbiamo fatta. Grandioso! Sono contentissimo. Wow. Solo in due. Che farsa, come se quei bivelli fossero più bravi di noi. Ma cosa gli è saltato in mente? Ah, la Raimon è davvero finita se verrà rappresentata da certi pagliacci. Sicuro? Perlomeno loro fanno ridere. Oh! Scottato! Mamma mia, come l'ha scottato! Mister, perché ha scelto loro due? Non l'hai percepito, Dirigo? Percepito cosa? In loro c'è qualcosa di speciale. E non dirò altro. Ah! Che razza di risposta sarebbe? Aspetta e vedrai. Aspettiamo e vedremo allora. Non credo che il mister capisca. Non c'è niente che io o chiunque altro possa fare per salvare il club. Siamo finiti. Finalmente! Sono un membro della Raimon a tutti gli effetti! Ora potrò giocare il vero calcio! È una notizia meravigliosa, Arion! Sarà uno spasso! Proprio così? Non mi fermerò davanti a niente! Vedrai! Beh, così ragazzi. Oh. Ok. Sì. iBlather, i social network. iBlather. Sono appena arrivato, ma con un importante amichevole in vista devo impegnarmi subito al massimo. Non posso deludere i miei nuovi compagni, anche se mi sembra giochino in modo strano. Scopri cosa succede in un finale già scritto. Già al finale? O salvare i progressi di gioco? Beh, direi di sì. Bene, Cuggio, si conclude anche questo terzo episodio per Inazuma Eleven Go. Luce si torna come sempre domani con un nuovo video, ovviamente su Inazuma Eleven Go, Luce. Quindi come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. In descrizione come sempre link per Twitter e Instagram e noi ci vediamo appunto domani con un nuovo video. Bye bye!